she wrote some words that stuck with me for a very long time. And she said in her book, in the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit. Today at ASM, we are honored to be the host of a kind and gentle spirit in the form of a very brave woman who has agreed to share her story of strength, resilience, and hope for the future. Sometimes when bad things happen to us, our instinct is to try to be brave and forget. Today's message is about the importance of remembrance and the wisdom of experience so that we do not repeat the past and move forward with faith and light. ASM's values of accountability, respect, and empowerment reflect the message of today's presentation. And I am so proud of all of you on how you're behaving today and the respect that you are showing for the importance of this presentation. That is the hallmark of who we are at ASM. I would like to thank the Fund for Excellence, the parents and members of the community who contribute, and especially our teachers who work to bring the extraordinary to ASM through this program. I would like to welcome Mrs. Somaruga, who should be thanked for bringing Ms. Segre to ASM, and I invite her to the podium to welcome our very special guest. Gentile signora Segre, a nome di tutta la comunità della scuola americana e del Dipartimento di Italiano, la ringrazio per aver accettato il nostro invito e con gratitudine e rispetto le do il benvenuto in mezzo a noi. Per tutti i ragazzi che siedono qui oggi, lei è semplicemente Liliana, la ragazzina che ha combattuto e lottato per vivere. Coloro che non hanno memoria del passato sono destinati a ripeterlo. Noi invece desideriamo che quella parola indifferenza, che lei ha voluto così fortemente che venisse scritta nel memoriale della Shoah alla stazione centrale, non faccia mai parte delle nostre vite e delle nostre scelte. Un ringraziamento particolare desidero porlo anche alla famiglia del dottor Giancarlo Scotti, senza il cui aiuto questa giornata non sarebbe stata possibile. Le do la parola con molto onore. Direttrice, venire qua. No, sto volentieri qui, grazie. Buongiorno, intanto grazie di questa accoglienza affettuosa che va al di là delle parole che sono state dette gentilmente, ma dai vostri visi meravigliosi, stupendi. E, sì, è vero che è stato il dottor Scotti a insistere perché io venissi, ma io ho un debito di gratitudine nei confronti dell'America e degli americani. Sono una sostenitrice assoluta dell'America e degli americani perché li ho visti con i miei occhi, li ho visti alla fine della guerra. E non ho potuto mai dimenticare, come non ho mai dimenticato niente di quel periodo, troppo particolare nella mia vita, sono stata testimone della storia che cambiava. Quando i tedeschi nazisti, che sembravano diventati padroni dell'Europa, hanno invece perso la guerra e da una parte arrivavano i russi, dall'altra gli americani. Io ho potuto confrontare i tre eserciti. Ho visto la crudeltà spaventosa dei nazisti sulla mia pelle, ho visto il comportamento quasi da briganti, quasi da armata Brancaleone dei russi, che arrivando facevano terra bruciata intorno a loro, e infatti i tedeschi avevano una gran paura di rimanere nella zona russa e cercavano a quel punto, che sarà il finale della mia testimonianza, di trasferirsi nella zona rimasta poi agli americani. E ho visto l'esercito americano, proprio arrivato trionfatore, arrivato in Technicolor. Quando poi nella mia vita da donna libera
appassionata di cinema come sono io, proprio adoro il cinema, e ho rivisto tanti film di guerra. A volte la gente dice, ecco perché è un film. No, i soldati americani alla fine della guerra erano veramente come si vede nei film, in Technicolor, perfetti, ordinati, abbronzati, sorridenti, cordiali, buoni, generosi con tutti, senza guardare chi era il buono e chi era il cattivo. Loro buttavano con una generosità enorme da questi camion roba da mangiare, aiuti, e di questo non sceglievano a chi dovessero andare questi aiuti. Era generosità pura. Questo io non l'ho mai dimenticato e quindi sono particolarmente contenta oggi di essere qua. Adesso vi racconterò la mia storia. Oggi io sono una vecchia di 87 anni. Io ho appena compiuto gli 87 e insomma, francamente, un numero notevole questo 87, ne mancano 3 a 90 e quindi direi che sono abbastanza avanti nella mia vita, ma dentro di me, anche se sono così vecchia, sono rimasta quella ragazzina di una volta, perché in fondo ognuno di noi resta se stesso sempre. E io, la mia vita è cominciata così. Io sono nata a Milano da una famiglia ebraica milanese, una famiglia laica, per non dire una famiglia atea. Non avevo avuto nessun insegnamento religioso di nessun genere. I miei detestavano il rito, non ero mai stata in sinagoga, se non una volta a fare da paggetta una cugina che si sposava, e mi sembrava di essere andata a teatro e non in un luogo di culto. Proprio ai miei non importava la religione. Sono cresciuta una ragazzina molto serena e felice in una famiglia semplice di borghesi piccoli piccoli, e non avevo la mamma, che mia mamma è morta quando io sono nata, però ero talmente amata da mio papà e dai miei nonni che non ho mai sentito la mancanza di quella poverina che ho sempre visto in un quadro. Quando avevo 8 anni, io avevo fatto la prima e la seconda elementare in una scuola vicino a casa. E mi sentii dire in quell'estate del 1938, che dovevo andare in terza, che ero stata espulsa dalla scuola perché ero ebrea. Espulsa. Voi sapete che la parola espulsa dalla scuola, espellere, è una cosa gravissima, perché uno deve aver fatto una cosa veramente enorme per essere espulsa. E io cominciavo a chiedere quel perché, che è stato la parola della mia vita, che ho detto più volte, perché anche adesso mi chiedo perché è successo questo, perché. Mio papà mi spiegò che non avrei più potuto andare a scuola. E lì successe per la prima volta quello che io non sapevo, l'indifferenza della gente intorno a noi, perché furono pochissime le famiglie, le madri, i padri delle bambine che venivano a scuola con me, che continuarono a invitarmi alle festicciole o che vennero a casa mia. Ci fu un silenzio complice di quelle leggi razziali orribili, fasciste, di cui nel prossimo anno si festeggeranno, tra virgolette, gli 80 anni, perché è un anniversario di una legge vergognosa in un paese civile, in cui degli italiani di religione ebraica diventavano cittadini di serie B e vennero proibite un'infinità di cose, che vanno dalle cose più importanti, cioè che persero il posto tutti quelli che erano in un ufficio pubblico. Anche nelle grandi ditte ci fu una scelta sempre negativa nei confronti degli ebrei. Non si potevano tenere cavalli, non si potevano tenere
piccioni viaggiatori, non si potevano tenere le colf, cioè c'erano delle cose tra le grandi e le piccole, la più importante fu sicuramente che furono espulsi dalle scuole professori di università che magari poi andando in America continuarono la loro professione e tornarono anche portando magari un premio Nobel all'Italia. Ci furono le maestre, i professori, quelle che avevano scritto un libro di scuola i cui libri venivano proibiti, e ci furono i bambini come me che, segnati a dito dai loro compagni di scuola, venivano espulsi per la colpa d'essere nata. Io mi ricordo sempre che mio papà, disperato di questa cosa, un certo giorno chiamò la maestra che, con la quale avevo fatto la prima e la seconda elementare, le disse: signorina, era una vecchia signorina, venga a casa perché Liliana è disperata di questa cosa. E fu una delusione tremenda che questa signorina, segaligna, così un po' un tipo di zitella, venne a casa e invece di abbracciarmi, di consolarmi di questa espulsione, disse, e io lo sentì: non lo fate mica io le leggi razziali, non è colpa mia, cosa ci posso fare? E se ne andò. Furono delle delusioni che segnarono la mia vita di bambina e che mi fecero diventare grande molto presto. Entrava la polizia nelle nostre case di borghesi che non avevano mai fatto male a nessuno, controllavano i documenti, ci trattavano da nemici, ed era una delusione continua, era un'umiliazione continua in famiglie in cui i miei erano molto italiani, mio zio era anche molto fascista, per cui la sua delusione fu anche superiore, e cominciarono degli anni molto pesanti. Ma poi, allo scoppio della guerra, con i bombardamenti su Milano, tutte le famiglie che appena potevano sfollarono, e anche i miei nonni, mio papà ed io andammo in un paese della Brianza che si chiama Inverigo. Questo paese, avevamo una modesta casetta da sfollati, e io non potevo più andare a scuola, perché mentre a Milano ero andata poi in una scuola privata e avevo continuato le elementari e la prima e la seconda media, a Inverigo c'era solo la scuola statale e io non ci potevo andare. Le bambine di quel paese mi vedevano e dicevano: tu come mai non vieni a scuola? Perché avevo 12 anni. E io, che da tanto avevo imparato a non parlare mai di quello che succedeva nella mia casa, perché era difficile capire come eravamo ritenuti diversi, noi che eravamo così uguali, dicevo: io curo mio nonno che è molto malato, devo stare a casa. E mio nonno era veramente molto malato, il mio carissimo nonno. Aveva il morbo di Parkinson, che è la malattia che aveva il Papa Giovanni Paolo II, e che verso la fine si vedeva alla televisione che non aveva la forza neanche di girare la pagina del messale. Ma mio nonno, povero vecchio ebreo, non aveva le cure ed era ridotto un rottame, tremava in tutto il corpo. Io gli facevo tutto, gli davo da mangiare, gli facevo il teatro, lo amavo moltissimo, e non avrei mai immaginato che lui e la nonna, ritenuti nemici del grande Reich tedesco, quando io ero già stata deportata ad Auschwitz, nel mese di maggio dell'anno dopo, anche i miei nonni, per una spiata, costava 5.000 lire, si guadagnavano 5.000 lire a denunciare un ebreo, furono tutti e due denunciati, deportati e uccisi all'arrivo ad Auschwitz. Ma allora queste cose non si sapevano, non si immaginavano, non si conoscevano proprio. E io curavo mio nonno, ma stavo molto alla radio dei vicini. Noi non la potevamo avere, era una delle varie proibizioni che avevamo avuto. Pensate, come se oggi, non so, i buddhisti non potessero avere la televisione. Sono delle privazioni che oggi sono difficili da capire, ma non potevamo avere la radio, e io andavo sempre dai vicini che erano buone persone,
e tornavo indietro a casa mia e raccontavo di questi successi nazisti che uno per uno abbatterono tutti gli eserciti d'Europa, che caddero come dei birilli uno dopo l'altro davanti allo strapotere nazista. Infatti, quando qualche volta incontro dei ragazzi grandi di scuole, anche studenti dell'università, sempre finita la mia testimonianza mi sento fare questa domanda: come mai non vi siete ribellati? E allora io faccio sempre l'esempio, lo faccio anche adesso che mi è venuto in mente, di quando viene dirottato un aereo. Bastano due persone con un mitra e tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri devono accettare di essere soggetti a questi due personaggi che li tengono in scacco. Così eravamo noi, disperati, senza armi, senza nessun legame uno con l'altro, quando io sentii dalla radio che i tedeschi stavano diventando padroni anche dell'Italia del Nord e che da quel momento gli ebrei erano in pericolo di vita. Cosa si fa in una famiglia borghese piccola piccola in cui non si è mai pensato alla fuga, non si è mai pensato di andare all'estero perché non si sanno le lingue straniere, perché non si hanno soldi sufficienza per pensare di andare all'estero in quattro, quando non si ha proprio la mentalità di quelli che lasciano la casa? Voi dovete pensare che cos'è lasciare la propria casa. Ognuno di voi ha la sua camera, al massimo la divide con un fratello o una sorella. Ma la camera, la propria camera da letto, con tutte quelle piccole cose, magari anche di cattivo gusto, che uno ha, che agli altri non dicono niente, a noi tutto. È molto difficile lasciare la propria casa, la propria camera. E in quel momento arrivò un amico di quelli che non hanno salvato il mondo, ma hanno cercato di salvarlo, e disse a mio papà: Liliana, la porto a casa mia. Era un amico cattolico, modesta famiglia, la porto a casa mia con le mie bambine. E mio papà mi obbligò a andare via da casa con questo signor Pozzi. Io non ci volevo andare, piangevo, dicevo: ma no, ma io non voglio andare via. Io ero già malata di disperazione solo a varcare quella soglia di casa. Non ci fu niente da fare, mio papà mi obbligò a andare. Questo era venuto a prendermi con una moto. E io mi ricordo che, stretta questo signore che non mi interessava affatto, andai con lui in montagna, in una casa modestissima con la sua famiglia. Lui rischiò la vita, c'era la fucilazione per chi nascondeva un ebreo, anche un bambino, e lui mise a rischio, lui, la sua moglie, le sue due bambine. E io non fui buona, non fui grata, al momento ero arrabbiata che mi avesse portato via da casa mia, non avevo niente da spartire con quelle bambine noiose, e poi la casa era fredda, non era come la mia, non avevo capito niente, ero un egoista, ero una stupida, e questo rischiava la vita. E quando mio papà, con gran fatica, grande pericolo per lui, mi veniva a trovare, documenti falsi che li aveva fatti anche per me, e voi non potete immaginare cosa vuol dire non poter più portare il proprio nome. Quando mi obbligò a imparare delle generalità false mio papà, io dissi: ma io non le imparerò mai, ma se uno mi chiede come ti chiami, io dirò Liliana Segre. No, devi assolutamente imparare questi nomi che ti dico. No, mi lasciò Liliana, perché sennò francamente chissà se avrei mai risposto, ma mi obbligò a avere questo cognome Cherubini, che era lontano, che non era il mio, ma che era la salvezza. E lui arrivava, poverino, disperato, io gli dicevo: papà, ma io non voglio stare qui, io voglio tornare a casa. Non mi lasciò tornare, e un'altra famiglia mi prese quando lì diventò un luogo molto pericoloso, un'altra famiglia di persone bravissime, di persone generose, che anche loro rischiarono la vita, mi tennero con loro un altro mese. Finalmente mio papà, che non sapeva, essendo un figlio meraviglioso e un padre straordinario,
era dilaniato. Mio papà è stato un uomo meraviglioso, stupendo, un perdente, uno che non ha saputo portarci via per tempo perché le difficoltà sembravano insormontabili davanti a quella tragedia che c'è stata poi. Beh, lui non sapeva come fare a lasciare i suoi genitori e voleva portar via me, ma non sapeva come fare a lasciare loro, sicché finalmente comprò a caro prezzo un permesso alla questura di Como che diceva che i due vecchi Segre potevano rimanere lì perché impossibilitati a nuocere al grande Reich tedesco. Ci credemmo tutti a quella carta, che fu carta straccia, perché vi ho già detto che sono stati deportati. Venne a prendermi lì a Legnano, dove ero dalla seconda famiglia, e mi disse: Liliana, andiamo in Svizzera, ho organizzato per fuggire con te. E io ero felice, felicissima, e mi vedo su quelle montagne dietro a Varese, con la mano nella mano di mio papà, portando quella valigetta con quelle pochissime cose che avevo potuto portare della mia vita precedente, e tutto il resto non lo vidi mai più. Ma mi sentivo un'eroina, mi sentivo far parte di quei film ingenui che avevo visto. Eravamo io e lui sulle montagne coi contrabbandieri verso la terra della libertà e riuscimmo, ma proprio noi, borghesi piccoli piccoli, inadatti alla montagna, non sportivi, riuscimmo d'inverno ad arrivare in Svizzera, quel primo paese del Canton Ticino che si chiama Arzo. C'eravamo riusciti, ci guardavamo felici, mio papà piangeva, io felice, mi sentivo proprio un'eroina, ero arrivata in Svizzera. Ma non fu così, perché l'ufficiale svizzero tedesco che ci fece andare in un ufficio dove accettavano o non accettavano gli ebrei fuoriusciti, quelli italiani che non volevano aderire alla leva dell'esercito fascista, i politici che in quegli anni erano fuggiti in Svizzera, questo svizzero tedesco, dopo averci tenuto a lungo al freddo, era inverno, era dicembre del 43, disse che eravamo degli impostori, che non era vero che in Italia c'era la persecuzione razziale, e ci rimandò indietro, là più o meno da dove eravamo passati alla mattina, con le guardie armate. Con le guardie armate. Veniva sera, era un gran freddo su quella montagna, cercammo di rientrare. Sulla rete che divide gli stati ci arrestarono due finanzieri italiani in camicia nera, e io passai la prima sera, che credevo di passarla in Svizzera, nella prigione di Varese. Beh, voi potete immaginare come una persona, una ragazzina di 13 anni, si può trovare in prigione, divisa da mio papà, uomini di qui, donne di là, che fu un leitmotiv per i giorni e i mesi a seguire, e una secondina, quelle lì come quelle cattive, quelle donne cattive che già scelgono di fare quel lavoro dentro la prigione, mi buttò in una cella. Io piangevo come una pazza, piangevo che non riuscivo a trattenermi, ma perché, 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 perché? Non c'era risposta. Cosa avevo fatto io di male per essere a 13 anni in prigione per la colpa di essere nata di qui piuttosto che di là? E due meravigliose, mamma e figlia, indimenticabili, che andarono al gas appena arrivate ad Auschwitz, mi abbracciarono, mi presero fra loro due, mi dissero: stai con noi, mamma e figlia, meravigliose. E io, abbracciata a loro, passai quei giorni senza sapere cosa sarebbe stato dopo, dove era mio papà. E poi fummo trasferiti in un'altra prigione, quella di Como, prigioni vecchie, prigione umide, senza riscaldamento, e poi a Milano, al carcere di San Vittore. Voi sicuramente, siccome abitate a Milano più o meno tutti, avrete visto mille volte
il grande carcere vecchio, dicono sempre che sarà abbattuto, di San Vittore. Io abitavo lì vicino, ero anche nata in via San Vittore all'ospedale, che c'è tuttora, e anche adesso abito molto vicino lì. In piazza Aquileia, che dà sul carcere di San Vittore, io andavo in bicicletta e non avevo, nella mia giovane, felice infanzia, adolescenza, e non avevo, devo dire la verità, mai guardato il carcere con grande interesse, cosa mi importava a me del carcere. E non avrei mai pensato che io sarei stata dentro il carcere a guardare il tram che girava sulla piazza Aquileia e la gente che passava e non guardava il carcere. Fui 40 giorni nel carcere di San Vittore. Furono 40 giorni in cui si parlava che saremmo stati deportati, qualcuno diceva sì, qualcuno diceva no, qualcuno diceva già qualcuno è partito, ma no, non è possibile, Mussolini non lascerà che dei cittadini italiani vengano deportati in Germania. E io, mio papà, in quella cella 202 del quinto raggio, vivemmo l'ultima nostra vita insieme in quella cella spoglia. La Gestapo, la polizia politica tedesca, chiamava gli uomini agli interrogatori continuamente. Io restavo da sola in quella cella. Non avevo niente. Non avevo un libro, non avevo... Aspettavo. Aspettavo che lui tornasse, diventavo vecchia. Sapevo che picchiavano, che torturavano. E io lo aspettavo. Il mio meraviglioso papà, lui tornava, ci abbracciavamo in silenzio, e diventavo vecchia, tornava, lui era mio figlio, lui era mio fratello, io lo stringevo. Quando ho avuto il mio primo figlio, l'ho chiamato Alberto, così come si chiamava mio papà. Oggi Alberto ha la mamma vecchia ed è un figlio molto affettuoso, che mi abbraccia e mi chiede: mamma, come stai? Hai bisogno di qualche cosa? Si invertono i ruoli. Quell'altro Alberto, che era mio papà, era molto meno vecchio del mio figlio Alberto, che oggi ha 64 anni, mentre mio padre allora ne aveva 43. Un giorno entrò un tedesco e dettò la sentenza di morte che dovevamo essere deportati il giorno dopo verso ignota destinazione. Come si guarda il proprio padre, la propria madre, il proprio marito, la propria moglie? Se ti senti dire che il giorno dopo sarai deportato verso ignota destinazione perché sei nato, non perché hai fatto un'altra cosa. Era impossibile che io guardassi negli occhi mio papà, in cui c'era il terrore, la paura, si sentiva in colpa per non avermi salvato. Io gli dicevo: papà, non mi importa, io sto con te, non torniamo indietro, rifarei la stessa cosa, non potrei mai stare da amici nascosta. E il giorno dopo, questa fila enorme di gente, eravamo più di 600 persone, uscì dal carcere di San Vittore diretto alla stazione centrale. Era la mia stazione, era la nostra stazione, da cui ero partita in vacanza. Ma quei camion della vergogna che passarono nel silenzio di tutta la città, nessuno si mise davanti al camion per dire: ma cosa portate, maiali alla stazione? Portate vitelli o portate persone? La gente voltava la faccia dall'altra parte, era molto pericoloso schierarsi e nessuno si è schierato, ci fu l'indifferenza. E così capimmo che non saremmo partiti dalla stazione, ma sotto la stazione, là dove finora era partita posta, merce, animali che andavano al macello, e fummo caricati con una violenza inaudita su quei vagoni bestiame, dentro un vagone in cui c'è un po' di paglia per terra, non c'è luce, non c'è acqua,
e poi i vagoni vengono chiusi da fuori, boom, sigillato, sei dentro. Con 40-50 persone che non conosci, in cui non, ai quali non hai niente da dire, cerchi un angolo e il treno comincia a andare con questo rumore sempre uguale del treno. E cosa si fa dentro quel treno per una settimana? Beh, io lo racconto sempre ai ragazzi, ci furono tre fasi molto interessanti, perché il viaggio, di cui si parla poco perché quasi nessuno ha scelto di raccontare del viaggio, visto che ci sono tante altre cose da dire, la prima fase fu dei pianti. Tutti piangevano, anche gli uomini, anche i giovanotti, anche le persone più forti. Tutti piangevamo, il treno si allontanava dalla nostra casa, dai nostri odori, dai nostri affetti. Poi ci fu la seconda fase interessantissima, in cui quelle persone religiose, che sono molto fortunate, io non sono religiosa e non sono normalmente una persona invidiosa, non è fra i miei difetti, ma quelli li ho sempre invidiati, li invidio tuttora, le persone religiose, perché erano diverse da tutti gli altri, lodavano Dio anche in quella situazione. E ci fu poi l'ultima fase, che fu quella del silenzio, perché quando si sta per morire non c'è musica, non ci sono parole, si stringe la mano di quello che ami finché puoi. Poi ci fu l'arrivo, dopo una settimana. Auschwitz, mai sentita nominare, io non solo perché sono stata sempre ignorante in geografia, ma veramente nessuno sapeva Auschwitz by Katowice, dove fosse, nome sinistro che poi è diventato il sintomo maggiore di quella malattia che fu chiamata nazismo. Era un posto incredibile. Lì questi treni che erano passati, nessun ferroviere aveva fatto finta di sbagliare il cambio, nessun macchinista si era ammalato, i treni arrivavano, avevano la precedenza. Venivamo sbarcati su questa stazione artificiale che era a Judenrampe, così chiamata. Era uno spiazzo enorme pieno di neve. E lì la gente veniva scaricata con violenza, così come eravamo stati caricati alla stazione di Milano, con una violenza inaudita, giù da questi vagoni, dopo una settimana di inedia, di non sapere che giorno fosse, nessuno aveva l'orologio più, ce l'avevano già rubato da tempo, e lì su quella banchina fumo divisi, uomini di qui, donne di là. Era un luogo strano, era una stazione all'aperto con tanti treni vuoti, arrivati pieni ripartivano vuoti, con cani addestrati, con ufficiali, con SS, con omini che erano i prigionieri obbligati a dividere le valigie, a dividere gli uomini dalle donne. Ma chi poteva immaginare che fosse al mondo un luogo come quello, pensato, organizzato? E questa è la differenza tra la Shoah e altri stermini gravissimi che ci sono stati e ci sono purtroppo, ma raramente nella storia era stato preparato a tavolino anni prima. E questa grande responsabilità, per cui io ho venduto le viti per costruire le baracche, io ho venduto il legno, io ho venduto il gas, non sapevo cosa ne avrebbero fatto, io ero muratore, ma non sapevo. Quindi questa grande organizzazione, per cui chi ha obbedito gli ordini, ognuno ha scaricato sugli altri, ed era stata preparata questa enorme fucina di morte che in quegli anni non smise mai di agire con grande successo, visto quello che volevano i nazisti. Fummo divisi gli uomini dalle donne e io non sapevo a 13 anni che non avrei mai più visto mio papà, e spero che anche lui non l'abbia capito. Io fui obbligata ad andare nella fila delle donne, dove a 13 anni, se non si fosse state alte come ero io, sarebbe andata al gas direttamente.
E da lontano vedevo questa fila di uomini e facevo a mio papà dei piccoli saluti, cercavo di sorridere e ascoltavo quello che diceva il capocampo, che diceva calmi, calmi, tutti calmi. Stasera sarete di nuovo tutti insieme, vi dobbiamo solo registrare, poi gli uomini lavoreranno e le donne staranno a casa. Era bello credere a questo, volevamo credere, ma non fu così. Si formò questa fila, fummo scelte 31 donne, noi eravamo partiti da San Vittore in 605 e siamo tornati in 22. Ora, non è che quei 605 fossero tutti vecchi, malati, la maggior parte erano persone sane, normali, ma lì all'arrivo furono scelte 31 donne, fra quelle giovani in salute, e 70-80 uomini. Io non si sa per quale motivo, perché ero la più stupida di tutte, non capivo la lingua, ero incapace di cavarmela, credevo di essere incapace di cavarmela perché ero stata sempre viziatissima, curata, amata. Mi avviai con queste altre nella neve per entrare nella grande lager di Birkenau, Auschwitz, che era una città di 60.000 donne. Voi pensate, 60.000 donne di tutte le nazionalità dei paesi conquistati dai tedeschi, per cui c'erano austriache, cecoslovacche, ungheresi, greche, francesi, belga, olandesi, tutta l'Europa occupata. Una babele di linguaggi, io non capivo niente, arrivo in questa città fatta di baracche orrende, con donne picchiate, con donne magrissime, scheletrite, tutte vestite a righe, e in fondo questa costruzione con una ciminiera col fuoco. Ma dove siamo? Ma cos'è questo posto? Dove siamo arrivate? Ma non avevamo la forza neanche di parlare, fummo gettate letteralmente con violenza in una baracca dove ci fu tolto tutto quello che avevamo della nostra vita precedente, non ci rimase un fazzoletto, una fotografia, nulla. Fummo tatuate, rasate. E i soldati passavano e ridevano di questa nudità di queste ragazze che noi coi soldati in divisa cercavamo di coprirci, ma non avevamo ancora capito che non ci vedevano neanche come donne, perché eravamo già diventate dei pezzi, stücke, come si dice in tedesco. Lì ci dissero: adesso avete il numero tatuato sul braccio, il mio è 75.190, che fu difficilissimo per me, che ero così stupida, di impararlo in fretta in tedesco, ed era importantissimo perché non avevo più il mio nome, non aveva importanza il documento falso, io ero diventata il 75.190. E ci dissero: obbedite ciecamente, qualunque cosa che non sia obbedienza assoluta viene punita anche con la morte. Ma io dico: ma dove sono? Ma cos'è questo posto? Ma siamo diventati tutti matti? Ma c'è qualche cosa di sbagliato? Non voglio essere qui, ma perché? 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 E ci portarono nella prima baracca, vestite a righe, denudate, poi rivestite con questa divisa a righe che avrete visto nei film di cotone rigenerato nell'inverno polacco. E le compagne che incontrammo lì, noi italiane appena arrivate, che non capivamo niente, delle francesi, ci spiegarono dove eravamo arrivate, che dovevamo obbedire, lavorare, imparare il tedesco più in fretta possibile per obbedire ai comandi, perché qualcuno era morto per non aver capito il comando. E che cos'era quella ciminiera là in fondo col fuoco e il crematorio? Bruciano le persone. Cosa fanno? Bruciano le persone, sì, prima il gas e poi bruciano tutti quelli che avete lasciato alla stazione, non le rivedrete mai più.
Ma noi dicevamo, queste ragazze, questo è un manicomio, noi siamo arrivate in un manicomio, questa gente è curata qui, forse ritengono che siamo pazzi anche noi, diventeremo pazzi anche noi, ma queste francesi poverine erano lì da 15 giorni e avevano capito ancora poco, che era la fabbrica della morte. Qualunque gesto di ribellione veniva punito in modo totale. E cominciò questa vita, di prigioniera schiava in cui io fui sola. E quando uno scrive al computer e le lettere le mette tutte maiuscole, i miei nipoti mi hanno spiegato che vuol dire che è gridata una parola così. E io fui sola. E la mano stretta nella mano di mio papà, che avevo lasciato là alla stazione, mi impedì per anni di amare qualcuno. Mi impedì per anni di affezionarmi a qualcuno. Io non volevo più soffrire. Quando capì che ero entrata in un meccanismo di morte, capì che guai se io mi fossi affezionata a qualcun altro, avrei dovuto soffrire ancora. Già mi sentivo dentro di me che di più non era possibile, ma con le altre compagne, tutte nella stessa condizione, decidemmo senza dirlo di smettere di piangere, che facevamo nei primi giorni, di non raccontarci le cose della nostra vita di prima, di evitare la nostalgia, e che nonostante i nostri nazisti, diciamo nostri, ci volessero morti, noi avremmo fatto di tutto per vivere. La vita, scegliemmo la vita. E io lo racconto sempre a voi ragazzi, miei nipoti ideali da nonna, perché io ho cominciato a parlare quando sono diventata nonna, e sono nonna idealmente in questo momento di ognuno di voi, sempre scegliere la vita, mai lasciarsi andare perché la vita è triste, perché c'è qualcosa che non va, sempre scegliere la vita, che ti dà delle sorprese orribili a volte, ma a volte meravigliose. E quindi noi scegliemmo senza capirlo neanche, ma d'istinto, così com'è la capacità che ognuno di noi ha di sopravvivere, così come vedete che ci sono i malati finali negli ospedali che non staccano la spina, perché se qualcuno decide di staccarla va a finire sui giornali, perché chiunque di voi avrà letto quelli del suicidio assistito, che sono delle tali rarità, perché ognuno di noi sceglie sempre, deve scegliere sempre la vita fino all'ultimo momento. E così avviene, questa forza che c'è dentro di noi di resistere, di essere più forti della morte fino all'ultimo momento. E una gamba davanti all'altra, io scelsi che volevo vivere, diventai operaia schiava in una fabbrica di munizioni. E fui molto fortunata perché lavorai al chiuso, in quel clima, con la pancia vuota, diventata scheletro nel giro di 3 mesi. Non ce l'avrei fatta a lavorare all'aperto come altre poverette hanno fatto, quei lavori per uccidere, di scaricare delle pietre da un camion mentre un altro gruppo le doveva caricare dall'altra parte del camion. Invece io e altre, senza motivo, perché ripeto, io proprio ero incapace di qualunque cosa, io cercavo di capire il più possibile il tedesco, cercavo di capire il più possibile come fare a non farmi notare da nessuno, a essere invisibile, sola, invisibile. Diventai operaia schiava. E alla mattina, con le altre disgraziate, dopo che eravamo state obbligate a svegliarci, che era sempre buio, io non avevo, nessuno di noi ha avuto più orologio, calendario, non sapevamo mai che giorno fosse, per un po' abbiamo tenuto i conti, dopo è stato impossibile, andavamo a lavorare. E per andare nella città di Auschwitz a lavorare alla fabbrica Union, che c'è tuttora, della Siemens, attraversavamo il cancello che ci portava fuori dal campo e ci lasciavamo dietro le amiche in punizione, ci lasciavamo dietro quegli scheletri
nudi, fuori dal crematorio, pronti per essere bruciati. Ci lasciavamo dietro le impiccate, le cattiverie delle donne naziste, delle capo, tutto quello che di orribile c'era, di sporcizia, di miseria in quel campo, e attraversavamo una strada di campagna, sentivamo quei rumori, le campane, la gente che parlava nelle case, quelli che dopo la guerra dicevano qui campo, no, non ce ne siamo mai accorti, erano lì e che non ci avevano mai guardato, mai dato un pezzo di pane a questi scheletri. E io mi vedo lì, ragazzina, compiuto 14 anni ad Auschwitz, sballonzolante sopra quegli zoccoli. Voi sapete quando si va a sciare che si formano quelle palle di neve dura sotto gli scarponi, allora bisogna fermarsi e batterli un po', se no si dondola. Beh, noi eravamo così, obbligate a cantare canzoni tedesche. Ma su quella strada 2-3 chilometri che da Birkenau portava la fabbrica Union, succedevano delle cose molto interessanti. C'era un gruppetto di giovani della Hitlerjugend, ragazzi più o meno nostri coetanei, 15-16 anni, belli, biondi, non soffrivano la fame, stavano bene, con le biciclette. Io avevo lasciato la mia adorata bicicletta in Verigo e la prima cosa che vidi, notai di questo gruppo di ragazzi furono le biciclette. Pensai, che belle le biciclette che hanno questi ragazzi, poter andare in bicicletta, che bello che sarebbe. E questi, vedendo questa scia di 600-700 ragazze sporche, scheletrite, orribili, come eravamo noi prigioniere su questi zoccoli, gli facevamo schifo, ci guardavano con disgusto e imparai da loro una tale quantità di parolacce, che ancora me le ricordo, indimenticabili, e ci sputavano anche addosso. Io li guardavo i primi giorni e dicevo, ma cosa c'è dentro le menti di questi ragazzi, figli di quelli che ci hanno messo in prigione, ci hanno ucciso, ci hanno torturato per la colpa di essere nati? Cosa c'è in queste teste per cui non gli basta di vederci in questo stato, ci insultano con parole spaventose e ci sputano addosso? Beh, io li odiavo. Li odiavo e sognavo solo vendetta. Io crescerò e mi vendicherò di questi. E non li potevo mai dimenticare. E furono così importanti loro, io non ho mai saputo i loro nomi e chissà come saranno diventati brutti e vecchi adesso. Beh, io mi ricordo che quando sono diventata nonna, il mio nipote più grande, Edoardo, ha quasi 30 anni adesso, quindi circa 30 anni fa, io stavo elaborando questi miei ricordi da tantissimi anni e non parlavo mai di questo argomento, mai con nessuno, se non con uno sforzo inaudito per cui che le mie amiche non avevano mai sentito. E quando c'era qualcuno incuriosito dal mio numero sul braccio, cambiavo discorso, cercavo di evitarmi questi ricordi. Ma io mi ricordo che quando diventai nonna di Edoardo era passato un grande periodo in quel silenzio così pesante. E capii di colpo che io quei ragazzi SS non li odiavo più e che come nonna li vedevo, non come li vedevo quando ero loro coetanea, ma da nonna, e ne avevo estremamente pena, perché nella guerra è stato molto meglio essere vittime che carnefici. Io sono stata molto fortunata a essere vittima, figlia di vittima, nipote di vittima, che essere stata figlia di carnefici, nipote di carnefici o carnefice io stessa. Ho avuto pena di questi ragazzi che avevano l'età che potevano essere miei nipoti a quel punto. Ho capito che ero pronta per raccontare la mia storia, fare il mio dovere di testimoni per tutti
testimone per tutti quei 6 milioni che non hanno potuto tornare a raccontare, e che non l'avrei mai fatto insegnando odio e insegnando vendetta, ma tutta un'altra cosa, insegnando amore per la vita, voglia di andare avanti, farcela da soli, senza sempre approfittare la colpa degli insegnanti, la colpa dei genitori, la colpa della società. Ognuno deve fare la sua strada, una gamba davanti all'altra. Ero pronta per cominciare a parlare ai miei nipoti ideali insegnando loro la vita e non la morte. E fu un momento fantastico per me, quello in cui mi sentì sbloccata da tanta disperazione, ma non ero così allora. Su quella strada, quando incontravo quei ragazzi che ci dicevano quelle parolacce, sognavo odio e vendetta nei loro confronti, e camminavamo, arrivavamo in fabbrica, lavoravamo tutto il giorno, e quando alla sera tornavamo al campo, la ciminiera, fuoco o fumo, ci diceva che cosa era successo anche quella giornata. In quell'anno e mezzo che io passai prigioniera, passai 3 volte la selezione. Oggi, quando io sono un'abitudinaria del Corriere della Sera, e spesso ci sono quelle domande di lavoro o offerte di impiego, e quando leggo la parola selezione di personale, beh, non ho mai dimenticata la parola selezione. Allora la parola selezione in campo voleva dire tu sì, tu no, tu non sei più in grado di lavorare, sei morta. E come ci preparavamo alla selezione? Sapevamo che cosa fosse. La capo ci faceva uscire dalla baracca a gruppi, 50 o 60, nude, scheletrite, bruttissime, non è che fossimo due belle ragazze da mostrare il contrario, con un po' di crescita di capelli in testa, e dovevamo attraversare una sala lunga come questa, più stretta, e a quella porta là in fondo c'erano 3 persone. Erano un medico, seppi poi quando lessi che si trattava del dottor Mengele, di cui si parlò tantissimo per anni, e 2 ufficiali. E noi ragazze nude dovevamo passare quella porta mentre quei 3 soldati, molto tronfi, molto di buon umore, si scambiavano battute, prendevano in giro una che avesse avuto un difetto fisico oltre alla sua magrezza. Ci dovevamo fermare una per una davanti a questi 3. Voi potete immaginare uomini in divisa e ragazze nude. Cioè è il massimo dell'umiliazione, visto che non si sta parlando d'altro. Questi ci guardavano davanti, dietro, in bocca, se avevamo ancora i denti, e poi facevano quel gesto che voleva dire vai, sei ancora viva per questa volta. Beh, io ero molto egoista. Io non ero più la ragazzina scesa dal treno, innamorata di suo padre e della vita. Io ero una lupa affamata, egoista, vecchia dentro di me. Ero molto più vecchia di come sono adesso. Io, per merito dei miei nipoti, sono molto meno vecchia adesso di quando avevo 13-14 anni. Ero così egoista. Ed ero da mesi l'inserviente, perché io non sapevo far niente, quindi facevo l'inserviente, portavo dei grandi pezzi di ferro pesantissimi in un canestro a un'altra prigioniera che lavorava alla macchina. Facevamo proiettili per mitragliatrici. Questa altra prigioniera era una ragazza francese di nome Janine, di cui ho scritto sempre, parlato sempre, chi ha già sentito la mia testimonianza. Era una dolce ragazza, più grande di me, avrà avuto 21-22 anni, molto carina, aveva capelli biondi, corti, aveva occhi azzurri, una voce dolcissima, e io le portavo questo materiale e scambiavamo 2 parole.
Po' di giorni prima della selezione la macchina le aveva tranciato due falangi di due dita. Lei, dopo che era uscito il sangue, aveva messo uno straccio. Io passai la selezione, lei era dietro di me. Io passai la selezione e questo fece così che potevo andare. Io ero felice, 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 grata al mio assassino che non mi aveva ucciso. Sentì che fermavano Jeanine, la mandavano al gas. E io sono stata orribile, spaventosa, tutta la vita ci ho pensato. Non mi sono voltata. Non le ho detto, Jeanine, ciao, ti voglio bene, coraggio, il suo nome. Non l'ho fatto. Io non volevo più amare nessuno, io non volevo attaccarmi a nessuno. E mentre fermavano lei, che non è diventata vecchia, che non è diventata mamma, che non è diventata nonna, è stata uccisa ad Auschwitz quel giorno per la colpa di essere nata. E io non mi sono voltata, orribile, 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 orribile. E ho attraversato quella porta, mi sono rimessa i miei stracci, il giorno dopo un'altra prigioniera era quella macchina. Ma da quando io ho cominciato a parlare, non mi sono mai dimenticata, mai una volta, di nominare Jeanine. E sono riuscita, anzi, francamente mi farebbe piacere che potesse succedere anche qui, che si facesse un piccolo premio, un piccolo regalo, un piccolo aiuto a qualche ragazza, perché mi rivolgo soprattutto alle ragazze, visto che Jeanine, che si ricordasse di Jeanine e potesse costruire una storia su Jeanine, così come hanno fatto a Arezzo, dove io ho parlato a un grande gruppo di studenti, 3 o 4 mila, e hanno ricordato Jeanine e hanno tutti gli anni fatto un piccolo concorso senza voti, cioè una cosa di affetto, non è una cosa di merito, per ricordare Jeanine. Questo sarebbe veramente un grande regalo che mi fareste dopo questa testimonianza. Io ricominciai la mia vita di ragazza egoista, di ragazza lupa, una gamba davanti all'altra. Ma dopo più di un anno di questa vita, cominciamo a sentire apparecchi che passavano sopra la fabbrica. Erano i russi che stavano arrivando. Noi non sapevamo niente della guerra, per noi i tedeschi continuavano a vincere dappertutto, non avevamo nessuna notizia, invece non era così. E i russi stavano avvicinandosi ad Auschwitz a grandi passi. Infatti, ruppero finalmente quel gruppo di tedeschi che non abbandonavano assolutamente il fronte russo, finalmente riuscirono i russi a passare dopo grandi combattimenti e stavano arrivando ad Auschwitz a grandi passi. Allora i nostri nazisti decisero che dovevamo evacuare il campo. Dopo aver fatto saltare, perché chi ha fatto per caso, qualche insegnante, un viaggio della memoria, sa che a Birkenau non c'è più niente, hanno fatto saltare per aria i crematori, così è più facile dire che non è vero che questo era successo, hanno fatto saltare i forni, hanno fatto saltare le segreterie, hanno portato via un'infinità di documenti, li hanno bruciati, perché non volevano far trovare ai russi che arrivavano una documentazione così ampia di quegli orrori di quegli anni. E noi, che stavamo ancora in piedi, fummo obbligati a cominciare quella marcia che fu giustamente chiamata Marcia della Morte. Ma voi pensate, prigionieri da un anno, qualcuno da due che era arrivato prima, ridotti scheletri, senza nessuna forza fisica, abituati a non mangiare quasi niente, obbligati a camminare. Quando io vidi, dopo la guerra naturalmente, la carta geografica e vidi che io, quella povera ragazza disgraziata, aveva camminato tanto che dall'Alta Slesia, Polonia, Auschwitz,
Mi sono ritrovata nel nord della Germania, senza neanche sapere dove fossi, né prima né dopo. Cominciò questa marcia in cui nessuno poteva cadere, perché veniva finito da una fucilata dalle guardie della scorta. Le guardie della scorta cambiavano ogni tanto, noi no, una gamba davanti all'altra. Io non guardavo i bordi della strada, non volevo guardare la neve sporca di sangue. Anzi, dove era pulita me ne mettevo un po' in bocca, che avevo una fame terribile. E camminammo, nessuna poteva appoggiarsi all'altra. Io non mi potevo appoggiare a nessuno e anche nessuno poteva appoggiarsi a me. Era una fatica terribile, io lo racconto ai miei nipoti. Quando venivano, soprattutto i grandi, quando andavano al liceo, che andavano malissimo, i miei nipoti venivano e dicevano: nonna, che palle qui a scuola così, poi la mamma e il papà rompono di qua, rompono di là, non ne posso più. Ecco, io la parola non ne posso più, che è comune non solo ai giovani, ma non ne parliamo alle mie vecchie amiche, non ne posso più, è sempre una frase che io detesto e io dico: non diciamo mai non ne posso più, perché noi siamo fortissimi, le donne più degli uomini, perché questo l'ho visto, ma siamo fortissimi tutti, una gamba davanti all'altra se vuoi vivere, perché la marcia della morte si può trasformare in marcia della vita. E una gamba davanti all'altra, non diciamo mai che non ne possiamo più, perché siamo fortissimi se vogliamo vivere dentro di noi. C'è una forza straordinaria che è fatta da cuore, da intelligenza, da motivi. E anche se non ci sono i motivi, se diciamo: ma perché dobbiamo far questo che nessuno si occupa di noi? Perché noi siamo importantissimi, ognuno di noi è una forza eccezionale nel mondo e noi l'abbiamo visto, non è che fossero tutte che volevano vivere, tutte volevano vivere ma non tutte ce l'hanno fatta e non tutte quelle che sono morte perché non volevano vivere, sono morte perché non ce l'hanno fatta. Arrivavamo in un altro lager e poi in un altro ancora e vedemmo sempre delle situazioni che erano una peggio dell'altra, di cattiveria dell'uomo contro l'uomo, della donna contro la donna, della prigioniera contro la prigioniera, perché quando non si ha niente, e dire niente è niente, perché io ho provato a aver solo il mio povero corpo, stecchito oltretutto, scheletrito. Quando non hai niente, non devi criticare se quell'altro ti ha portato via quel nulla che per caso ti era caduto per terra. Perché quando non si ha nulla è molto diverso di quando si ha tutto o quasi tutto. E io invito sempre i miei nipoti, quelli veri, e voi nipoti ideali oggi per queste due ore che stiamo insieme, a non buttare via la roba da mangiare, a non scegliere nel frigorifero, a non fare una storia se ti mettono davanti una cosa che non ti piace, far scadere le cose perché ne preferisci un'altra, ma non perché noi 70 anni fa abbiamo avuto fame, non per quello, ma perché oggi c'è un mondo che preme sull'Europa, che è così spaventosamente consumistica, e quando ci sono milioni di persone che hanno fame al giorno d'oggi e noi buttiamo via la roba da mangiare, scegliamo, anche solo come si pela una mela, è una sciocchezza, ma se uno non aveva una mela e l'avrebbe tanto voluta avere, l'avrebbe mangiata tutta. E invece a volte io vedo i miei nipoti che pelano la mela e lasciano mezzo centimetro di polpa attaccata alla buccia. È una cosa da non fare. Voi direte: sta signora è stupida, cosa ci racconta una cosa simile? Ma si parte da lì, per non sprecare, pensando a quelle centinaia di milioni di persone nel mondo oggi che hanno fame, bussano alla nostra porta. E quel bussare può diventare anche molto più forte, può diventare anche un urlo terribile che ci può sommergere noi che continuiamo a buttar via. Io ho provato la fame più assoluta e l'ho vista negli altri. Ma verso la fine della guerra non avevamo più fame.
Il nostro stomaco si era ristretto, ben poche si alzavano in quell'ultimo campo che si chiamava Malchow nel nord della Germania, e al di là del cancello di questo piccolo campo dove non si lavorava, si stava tutto il giorno a aspettare qualche cosa che non arrivava, improvvisamente vedemmo passare fuori da questo cancello un gruppo di ragazzi francesi, prigionieri di guerra. Era l'aprile del 1945. Io ero stata arrestata il 7 dicembre del 43. Da allora ero stata sempre prigioniera. E questi ragazzi furono una cosa strepitosa, straordinaria. Questi ci urlavano in francese, vedendo questo gruppo orrendo, che non si capiva se eravamo uomini, donne, vecchie, che cosa, ci gridavano: «Qui êtes-vous?» E noi, 4-5, che ancora stavamo in piedi per miracolo, con le voci basse di uno che non ha forza: «Siamo delle ragazze italiane ebree». Ragazze! Questi non ci credevano che fossimo ragazze. Una diceva: «Io ho 15 anni, io ho 18 anni, io ho 20 anni». E questi furono i primi ad avere pietà di noi. Dopo anni che nessuno aveva avuto pietà di noi, e fermiamoci un secondo su questa parola pietà, sconosciuta ai più anche oggi, ma è fantastica la pietà. La pietà, riuscire a sentire pietà per chi la prova e per chi la riceve, è un dono eccezionale, è un dono anche per chi prova la pietà verso un altro, non per chi volta la faccia dall'altra parte, l'indifferenza terribile, più forte della violenza. Loro ebbero pietà, e da quella volta ho capito il valore della pietà, perché io l'ho ricevuta. È fantastico, uno che da lontano non t'ha mai visto e ti grida: «Poverine, poverine, preoccupatevi di stare in vita ancora qualche giorno, perché stanno arrivando i russi da una parte e gli americani dall'altra. I tedeschi stanno perdendo la guerra. Non morite proprio adesso». Cosa dice questo ragazzo? E tornavano il giorno dopo: «Poverine, cercate di farcela, non morite proprio adesso». E noi andavamo da quelle che non si alzavano più, da quei giacigli immondi pieni di insetti disgustosi, di cui ormai non ci interessava più niente, eravamo abituati a ben altro, e dicevamo: «Laura, una ragazza che è morta il giorno dopo la liberazione, non morire proprio adesso, stanno arrivando gli americani da una parte, i russi dall'altra, i tedeschi stanno perdendo la guerra». E lei con i suoi occhi: «Ma davvero?» faceva. «Ma davvero, ma è possibile?» «Sì, è possibile, non morire, Laura, non morire proprio adesso», diceva la sorella, e dicevamo anche noi. Beh, era vero, era vero. E vedemmo i nostri assassini di nuovo portare via tutte le carte. Lì non c'erano crematori da far saltare, ma portavano via tutti i documenti, portavano via scrivanie intere, i loro dossier, per non farli trovare ai russi e agli americani che arrivavano. E noi cosa faranno di noi? Ci ammazzeranno tutte, pensavamo, perché adesso non possiamo più camminare. La marcia era stata in gennaio, la marcia della morte, eravamo in aprile, nessuna di noi ce l'avrebbe fatta. Sognavamo di vedere aprire quel cancello, perché voi non lo sapete com'è essere dentro un posto chiuso da cui non puoi uscire. Voi pensate che adesso, quando io ho finito di parlare tra pochissimi minuti, noi usciremo, e chi andrà a casa, chi andrà a mangiare una brioche, chi avrà il programma di andare al cinema, chi troverà una mamma che ti bacia. Ma se queste porte rimangono chiuse perché qualcuno da fuori ha detto: «Adesso facciamo una bella cosa alla scuola americana, chiudiamo dentro tutti e non vi facciamo uscire», beh, guardate che è una cosa ben diversa, perché uno comincia a pensare: «Io da che parte posso scappare? E non mi importa cosa faranno gli altri, ma io mi voglio salvare assolutamente».
E quando questa porta si apre, meraviglioso, dice: ho avuto paura, invece era uno scherzo, esco e fuori c'è il sole. E noi sognavamo di aprire quel cancello e di uscire e di raccogliere quell'erba verde che avevamo visto nascere da dentro il campo dove non c'era erba, l'avremmo mangiata. Aprirono quel cancello e ci obbligarono a uscire. E noi non ce la facevamo più, ma volevamo uscire, volevamo toccare quell'erba, volevamo toccare le foglie degli alberi che non li avevamo visti, mettevamo in bocca quel sapore di clorofilla meravigliosa. E su quella strada tedesca vedemmo la storia che cambiava. Vedemmo i civili tedeschi che non ci avevano mai fatto segno di pietà. Abbiamo già detto che cos'è. Ma erano stati duri, avevano voltato la faccia dall'altra parte, avevano già i loro fratelli nazisti che facevano la loro parte, fuggivano dalle case, caricavano sul carro il maiale, la nonna, tutte le valigie, portavano via e noi ci dicevamo: ma dove vanno? Perché noi avevamo una debolezza come uno, non so, ubriaco, drogato dalla fame, dalla debolezza. Dove vanno? E ci spiegarono quelle compagne più grandi che capivano più di noi: scappano, vanno nella zona americana, hanno il terrore, perché infatti quella parte lì della Germania dove io ero toccò poi ai russi in quella spartizione che si fecero a quel tempo, e tutti sapevano che sarebbero stati molto meglio sotto gli americani, per cui fuggivano, si mescolavano a noi prigioniere. Beh, in quel momento fu una visione straordinaria della storia che cambiava. E noi vedemmo i soldati nazisti che avevano diritto di vita e di morte su di noi, che si spogliavano, che si mettevano in borghese, che mandavano via i cani. Era la storia che cambiava. E noi da vinte, super vinte, disperate, che avevamo perso tutto, che eravamo diventate stucche pezzi, li guardavamo, questi uomini e queste donne potenti che avevano fatto il male del mondo in quegli anni, che si mettevano in mutande, che si mettevano i loro vestiti in borghese, che sarebbero tornati a casa a carezzare i bambini, a carezzare la nonna, anche magari il cane, mandavano via i loro cani, quei cani SS imparati, a cui avevano insegnato molto bene a cosa fare con le prigioniere che per caso avessero voluto sfuggire alla loro cattiveria. Io li guardavo esterrefatta, ma io sono io, il mio nulla, testimone della storia che cambia in questo momento. Mi sentivo come una pazza, mi sentivo che c'era qualche cosa di enorme di cui io facevo parte in quel momento. Beh, io finisco sempre così la mia testimonianza, che c'era il comandante di quell'ultimo campo, Marshall, dove ero stata, un SS terribile, col suo nervo di bue sulle donne indifese. Beh, camminava vicino a me, ma lui non mi vedeva perché io ero uno stuc, non sapevo, ero io che vedevo lui. Aveva mandato via il cane, si era messo in mutande, si era vestito in borghese. Beh, a quel punto buttò la pistola per terra. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta e della violenza che avevo visto intorno a me. Vidi quella rivoltella e pensai: adesso mi chino e gli sparo. Mi sembrava il giusto finale da parte mia per quello che avevo visto e per quello che avevo sofferto. Fu un attimo, fu la tentazione più forte di tutta la mia vita. Fu quell'attimo in cui io capii che io non ero come il mio assassino, che io per nessun motivo, avendo scelto la vita, avrei potuto togliere la vita a chiunque. Per fortuna non ho raccolto quella pistola e da quel momento sono stata quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso.
se qualcuno di voi desidera porre qualche domanda alla signora Segre, abbiamo ancora 10 minuti di tempo. Ma tu sai tutto, anche di Corso Magenta. Purtroppo noi eravamo in affitto e quando io sono tornata dopo 4 mesi da quel momento lì che ho descritto, sono tornata a Milano e sono andata a vedere se nella mia casa per caso ci fosse qualcuno, la casa era già stata affittata ad altri. E davanti al portone, da pochi mesi, c'è una pietra d'inciampo, che è una nuova cosa che a Milano non era stata fatta. Cioè sono delle piccole pietre, 10x10, che si metteranno, quest'anno ne abbiamo messe 6, nel 18 ne metteremo 24, a ricordo delle persone che sono state uccise dove abitavano. E io sono riuscita a mettere per ora quella di mio papà, Corso Magenta 55. Poi negli anni prossimi, se non ci sarò più io, i miei figli metteranno quella dei loro bisnonni. Marianna. Se lei potrebbe andare indietro e cambiare qualcosa, che cosa cambierebbe? Una domanda interessante quella che tu mi fai. Forse cercherei di non essere così bambina come sono stata, guidata dalla famiglia senza nessuna iniziativa personale, ma forse cercherei di fare di più per convincere mio papà e i miei nonni ad andare via in tempo, quando partirono dei nostri parenti, andarono negli Stati Uniti e salvarono anche i bicchieri di cristallo. Sofia? Ma il numero che ti ha dato, lei ce l'ha ancora? Sì. Perché non ho deciso di togliermi il numero? Perché mai lo farei. È una vergogna per chi l'ha fatto. E quindi sono stati degli anni difficili, perché adesso usano i tatuaggi, qualcuno può addirittura pensare che io sia una vecchia pazza che si è fatto il tatuaggio. Ma per anni e anni della mia gioventù, soprattutto quando ovviamente andavo senza maniche, con le maniche corte, eccetera, era sempre causa di grande curiosità il numero. E per anni io, non affrontando questo argomento, ero capace di dare delle risposte le più stupide. Mentre adesso, a dir la verità, soprattutto in certi ambienti retro, in certi ambienti cosiddetti per bene, lo esibisco, nel senso che là dove mi metterei un vestito con le maniche lunghe me lo metto corto, così si vede. Dimmi. Senti, amore mio, io sono qua molto volentieri alla scuola americana, però se voi volete sapere di più, chiediamo qui se prolunghiamo la giornata, perché per raccontarti dove sono andata io dopo la guerra, non è che te lo posso dire in 2 secondi, io rispondo volentieri, ma non so, non vorrei passare l'orario. Penso che forse sì, noi abbiamo un tempo purtroppo limitato. Io te lo racconto in 2 minuti. Sono andata in Corso Magenta 55, dove non c'era più nessuno. E allora ho trovato per fortuna dei miei parenti che si erano salvati e ho compiuto 15 anni, pochi giorni dopo il mio ritorno.
E ho tristemente vissuto con questi miei parenti, che erano buone persone, ma che ci voleva uno psicologo fisso in casa, per me e per loro, soprattutto per loro. E sarei stata una donna diversa da quella che sono, se per fortuna molto presto nella mia vita non avessi incontrato un uomo. Quando avevo 18 anni, lui ne aveva 10 di più di me, e non avessi avuto la fortuna di innamorarmi di uno che era anche lui innamorato di me. E quindi attraverso l'amore di quello che poi è diventato mio marito, e siamo stati insieme fino a 10 anni fa, purtroppo lui è morto, lui giorno dopo giorno ha preso la mia mano nella sua, e insieme abbiamo costruito una famiglia piena di amore, e abbiamo avuto 3 meravigliosi figli e poi 3 fantastici nipoti. Valeva la pena di non raccogliere quella pistola, perché la vita è stata molto bella. Carissima Liliana, desidero ringraziarla di cuore a nome della scuola e di tutti gli studenti e insegnanti qua presenti. Siamo molto onorati di avere l'opportunità di ascoltarla, la sua stessa voce e la sua storia, e siamo profondamente toccate dalla sua testimonianza. Siamo giovani, rappresentiamo il futuro e spetta a noi portare avanti messaggi di pace e di rispetto dei diritti umani. La sua testimonianza dà più forza alla nostra voce. Vorrei anche, se posso, ringraziarla personalmente. Vederla qua oggi mi ha ricordato davvero mia nonna Maria e quella volta in cui mi ha portato con sé nel bar dove vi incontravate sempre. Ero emozionatissima. Incontravo di persona l'autrice di un libro bellissimo che avevo appena letto con tutti i miei compagni di classe. Ah. Avete parlato di libri tutto il tempo. Sì. Evidentemente una passione in comune. È una passione che mia nonna ha passato a me. Grazie, grazie davvero. Grazie di cuore. Voi che siete stati così attenti, così bravi, così gentili, così commossi, vorrei dare un bacio speciale a lei. Up to head home, a lot of homework, and lots to talk about tonight at dinner. Okay, thank you everyone.